Lei si è anche lamentato della questione del parco degli Iblei. Noi abbiamo affrontato questo argomento, io ho intervistato tante persone, 5 o 6, ora non 50, di vari organismi e tutti hanno detto che non sono favorevoli né alla dimensione né al contenuto di questo parco. Voi a Siracusa che ne pensate? Guardi, in generale intanto vi dico una cosa, che tutti i sistemi di programmazione e di regolamentazione del territorio, tutte le normative, hanno al proprio interno una fase che è la fase di dialogo con gli stakeholder sul territorio per andare a individuare, a cucire sul territorio vincoli e allo stesso tempo poter garantire uno sviluppo economico e che tenga conto anche delle aziende già esistenti. Noi abbiamo l'usanza di fare compiti perché lo prevede la legge e quindi stiamo dando poco valore all'aspetto dell'ascolto del territorio e della consultazione. Già questo noi l'abbiamo vissuto con i vari piani paesaggistici che sono stati fatti sulla carta senza tenere conto delle effettive condizioni. Stiamo ripetendo lo stesso errore. Vi dico che noi abbiamo convocato una commissione in cui abbiamo audito i 27 sindaci che sono coinvolti nella perimetrazione con circa 140.000 metri quadri di territorio. Abbiamo sentito tutte le organizzazioni di categoria e di fatto ci siamo resi conto che tutti non sono d'accordo sulla applicazione della norma, cioè non è stato fatto un dialogo con il territorio per calare i vari interessi e per poter, diciamo, cucire su quanto già esiste sul territorio. A questo si aggiunge che, per fare un esempio, noi abbiamo fatto una battaglia per l'attrazione degli investimenti realizzando le ZES e realizzando anche le super ZES all'interno della perimetrazione. Sono zone regionali, cioè ci sono le zone sui quali noi dovremmo promuovere gli investimenti per le attività produttive. E questa è una prima nota. In più, infatti, abbiamo deciso, abbiamo già elaborato, la settimana prossima lo manderemo al Ministero, una lettera a firma dei deputati regionali componenti delle due commissioni, la Commissione Attività Produttive e la Commissione Ambiente, per chiedere con forza la sospensione dei termini per quanto riguarda la delimitazione, perché già è una cosa, diciamo, mastodontica e di difficile attuazione, ma se viene fatta male pagheremo i danni di un lavoro fatto solo per dire abbiamo istituito il parco, pagheremo i danni per i prossimi 30 anni, fermo restando, tra le altre cose, che i tempi di attuazione dei regolamenti dei parchi su quelli già esistenti hanno un periodo di gestione di 19 anni. In più aggiungo, e questo vale sia nel tema che abbiamo prima che anche sul tema dei parchi, che anche su tanti, noi stiamo trovando ad affrontare temi nuovi con leggi vecchie. Allora, facciamo un esempio. Qual è l'esempio che ci può offrire? Il parco dell'Etna, che è un parco istituito, è ovvio che è una montagna l'Etna, è ovvio che tutele sul parco dell'Etna. Più si abbassa l'altitudine, più diventano, diciamo, minori le tutele, ma i centri abitati si trovano nella parte più bassa e quindi non subiscono i vincoli che ci sono nella vetta dell'Etna, perché questa norma si presta a sviluppare i parchi sulle montagne. Ciò che noi abbiamo sul territorio, sul parco degli Iblei, la parte che ha una maggiore esigenza di essere tutelata sono i canyon, sono Pantalica, sono addirittura arriva fino ai comuni che si trovano sul mare. Noi troviamo all'interno di metrazione Avola, quindi tutta la zona è una zona dove ci sono allevamenti zootecnici, Certo. dove ci sono cave di pietra, dove ci sono attività turistiche, dove c'è tutto. Per cui quella norma, a mio avviso, non si presta per essere attuata sul territorio del Parco degli Iblei. Fermo restando questo, comunque, se proprio bisogna applicarla,
bisogna applicarla bene, tenendo conto di queste differenze e tenendo conto che non si può fare con un disegno su una cartina. I sindaci, per farle un esempio, hanno ricevuto un file con una cartina come quella che ha lei, Questa qua è quella che non si ufficiale, se apriva, l'ha data la provincia. che non si apriva, ma senza gli studi che hanno portato a quella delimitazione. Perché, tra le altre cose, ci è stato detto anche che hanno preso le aree vincolate dal piano paesaggistico. Quindi, se era fatto male il piano paesaggistico, noi su quel territorio andiamo a mettere dei vincoli ancora superiori, ripetendo l'errore. Vi faccio un esempio. La piantina proposta dalla città metropolitana di Catania, era specificato che la perimetrazione è fatta sulla base della proposta della LIPU, quindi di un'associazione La lipo. ambientalista, senza tenere conto degli artigiani, degli agricoltori, di chi c'ha la casa all'interno e possibilmente non può fare più i lavori. Di chi non, quindi si è tenuto conto solo di una visione, ma il territorio deve tenere conto di tutti gli interessi che sono in campo, che sono sì quello della tutela, ma anche quello della sopravvivenza, non solo degli animali, anche degli esseri umani che devono lavorare, devono poter sviluppare un'economia che, tra le altre cose, è assodato e dimostrato che dove c'è sviluppo economico, c'è una maggiore tutela del territorio. Se i territori noi li vogliamo fare abbandonare perché diventa impossibile svolgere un'attività economica, allora noi apparentemente tuteliamo il territorio, però invece lo depauperiamo. Bene, grazie onorevole. So che quindi voi avete mandato delle lettere e per concludere, come dico sempre io, se questo parco, questo posto è così bello, no, da fargli un parco, vuol dire che negli ultimi 60, 70, 80, 100 anni siamo stati bravi a mantenerlo bello, perché se no è giusto. No, noi quello che abbiamo indicato anche nella lettera che abbiamo fatto presente che alcuni parchi sono stati annullati appunto perché sono stati fatti male. C'è una sentenza anche del TAR Liguria che ha annullato la perimetrazione e l'istituzione di un parco e per cui stiamo dicendo a chiare lettere che il territorio si ribellerà nel caso in cui non è coinvolto nella stesura dei confini e dei modi. Ora, ai sindaci va fornito, oltre alla piantina, tutti gli atti prodromici, cioè gli atti che hanno portato a scegliere quella porzione di territorio. E vanno messi in condizioni i sindaci e tutte le organizzazioni di categoria di fare le dovute osservazioni. Non è una cosa che si fa mandando un file con una mail nell'arco di 15 giorni, perché il territorio, una volta che si regolamenta, resterà regolamentato a Certo. vita e non è colpa nostra se fino a oggi questo lavoro non è stato fatto. Poi io ho una mia convinzione personale, perché E chiudiamo, onorevole, chiudiamo. sul mio territorio spesse volte sia le zone di riserva, sia i parchi vengono fatti contro qualcosa, o contro la creazione di un villaggio turistico, o contro le trivellazioni, o contro qualcosa. Ora si può essere contro a tutti, ma quando si regolamenta un territorio non si fa contro, si fa per. Bene, grazie onorevole Cafeo, ci risentiremo perché questo argomento è molto interessante. La ringrazio tantissimo. Grazie a lei.